Ciao a tutti amici di YouTube, oggi vi volevo far vedere come con questo è il secondo tutorial di Visual Basic e oggi vi volevo far vedere come e come dire come creare una progress bar che avanza da sola. Allora, iniziamo aprendo Visual Basic, nuovo progetto. Io non sapevo se fare questo tutorial perché ho visto che molti fanno tutorial sulla splash screen, però fanno tutti tutorial sulla splash screen su come su quando clicchi un pulsante va avanti per i quiz ed è molto buono. Però io invece vi insegnerò come andare avanti. La possiamo fare senza altri controlli molto facilmente, senza un timer o qualcos'altro, molto lentamente. Questa è una cosa che ho scoperto io. Allora, se no gli dobbiamo mettere soltanto una progress bar. Quindi creiamo una progress bar e in questa progress bar gli diamo un top click. No, non nella progress bar, scusatemi, nel load della pagina. Quindi scriviamo progress bar 1 punto value è uguale a progress bar 1 punto value più 1. Quindi più un punto di value. Questo che vuol dire che se qui c'è un value di maximum, vedete c'è scritto maximum, questo sarà il value massimo. Noi abbiamo un value di 2, quando apriamo la pagina andrà, facciamo il debug. Ecco, andrà a metà. Invece noi, se gli mettiamo 1, finirà. Però, qual è il bello? È troppo veloce. Allora, senza applicare timer, mettiamo un maximum di 10, circa. E qui gliene facciamo 2, in senso, qua facciamo 5. Anzi no, qua facciamo 4. Quindi facciamo di nuovo un progress bar 1.value. È uguale a un progress bar 1.value più 5 e poi qui facciamo un progress bar 1.value è uguale a un progress bar 1.value più 1. Questo che abbiamo fatto, che se voi vedete il post rimuovi il punto di interruzione. Prima farà questo, che arriverà a 4, poi a 5, però senza interruzioni, vedete l'effetto che avremo? Visto? Una perfetta barra di caricamento. Se poi vogliamo farla la pagina dopo, basta creare innanzitutto un nuovo form, quindi un progetto di Windows Form, aggiungi, Form 2 si chiamerà, quindi nel Form 2 facciamo form2.shove, aperta e chiusa, e in questo caso andrà alla pagina 2, vedete? Se fa il debug e aprirà, soltanto che la apre subito, poi con un comando if poi potete dare chi si apre dopo. Comunque oggi vi faccio vedere. Questo si può fare lento quanto vuole, perché se noi facciamo, no, un altro progress bar. Sono 4, qui possiamo dare un 4, 4, 1, 1. Sarà un po' più lenta. Si fa il debug. Quanto siamo? 4 minuti. Ecco, vedete che è più lenta? Vediamo il debug, vedete che è più lenta. Okay. Qui diamo, no? 1 1 1 e qui diamo un
8. No, un 7, scusami. Un debug sarà lento per più. Ecco. Voi vedete si rallenta. E quindi questo. Poi. Scusatemi che si è bloccato. Ecco. Poi tutto dipende da quanti progress bar fate. Quindi progress bar 1.value, eccetera, eccetera. Più ne vale, più lenta diventerà la vostra barra. Uguale a, io adesso stoppo un attimo e ne faccio un po', ecco, come vedete, come state vedendo, sì, come vedete ho fatto ho fatto 8 progress bar e facciamo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 e qui sono, quindi sono 7 e sono 3 qua, ok, dovrebbe essere giusto. Debug. Insomma, più ne fate e più lento è, come vedete. Poi. E questo quindi niente. Poi, appunto, questo secondo me è la velocità normale. Poi, però, se volete un effetto ancora più lento, questo, senza fare tutto questo procedimento, bisogna applicare un timer che io poi vi non so se farò in un video. Beh, vabbè, ciao a tutti, al prossimo video tutorial, però il prossimo sarà una presentazione di un tema richiesto. Ciao, al prossimo video tutorial.